Buongiorno a tutti e benvenuti al TG regionale e meteo regionale Friuli Venezia Giulia da Adio Vigor d'Est e Radio 1 ESAP Radio. Come di consueto vi diamo subito le notizie di tutta la nostra regione, poi il meteo. Spero di leggere novità. Invece una brutta notizia, trovato morto il quarantenne scivolato nel Cormoro. A Talmassons gli Gil Nuzzo era caduto lunedì mattina nel torrente, il cadavere è ritrovato a 200 metri dal punto in cui era stata lasciata la sua auto. Grandinata in Alto Friuli, traffico in tilt sulla 23. L'autostrada è chiusa tra Gemona e Carnia in direzione nord, camion fermi nell'area di sosta di Amaro. Vi do subito notizia di ora. Dopo la grandinata è stata riaperta dopo che è stata sgomberata tutto il ghiaccio della grandinata da record e inusueta in dicembre, e quindi è stata sgomberata tutto il ghiaccio, è stata riaperta la 23. Altre notizie: dalle truffe degli anziani spunta quella del fruttivendolo, ecco come difendersi. Scivola in bagno e batte la testa, muore una studentessa di 17 anni. La storia: tutte donne e tutte disoccupate, abbiamo una COP e apriamo un bar. A Cevignano ecco la prima iniziativa avviata a Ruda da un gruppo di residenti della Bassa Friulana. Abbiamo deciso di rimetterci in gioco, ci siamo unite e abbiamo creato una nuova opportunità. Da famosa partita Udinese-Napoli sale a 26 il conto dei Daspo. Gli ulteriori provvedimenti firmati da questore, puniti i tifosi partenopei, individuato anche il supporter che aveva acceso il fumogeno. Toponamento tra Tirreno, un autista incastrato nell'abitacolo in A4 chiusa. Incidente tra mezzi pesanti si è verificato nel tratto Lattisane San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Gemona, piove in classe, gli studenti scioperano. È successo a Lisis d'Arco, dove 640 ragazzi hanno avviato la protesta fuori dalla scuola. Per noi la situazione è insostenibile, dicono. La terra trema a Trasagis, scossa di terremoto di magnitudo 1.7, è stata registrata poco prima delle 8 con epicentro a 5 km dal paese. Maltempo, Pantonin dice dal tagliamento nessun rischio per la tisana. In seguito alle piogge degli ultimi giorni, l'assessore regionale della protezione civile ha effettuato un sopralluogo in elicottero lungo il corso del fiume assieme al direttore della PC Luciano Sulli. Altra notizia è stata, ecco, è stata chiaramente aperta bene la notizia che si guarda in bagno la famosa studentessa, cioè famosa povera studentessa che muore a 17 anni, che a Sacile subito trasferita all'ospedale di Pordenone, non è stato nulla da fare per lei, era solo in casa, suo padre era al lavoro mentre sua madre era impegnata nel ricevimento a scuola con i suoi professori, frequentava il liceo Pugliatti. Andiamo a vedere altre notizie. Comuni e scuole d'accordo a pranzo, niente panino da casa. Dopo il parere della MIUR e la sentenza del Tribunale di Napoli, nel comprensorio udinese saranno possibili solo i pasti gestiti dai servizi mensa. Andiamo a vedere le altre notizie. Sedegliano, fuga di gas, chiusa una strada. È successo in via San Rocco, controlli da parte dei vigili del fuoco per capire l'origine della perdita. Altre notizie: da Udine scivola, batte la testa e muore, il cuore di Michele Nisini ha smesso di battere a 11 giorni dall'incidente in via Poscolle.
Altra notizia, si denuda in stazione, minaccia di gestarsi sotto un treno e ferisce due agenti. È stato arrestato a straniero per la staff dopo aver scoperto che i suoi documenti non gli permettevano di proseguire il viaggio. La curiosità, una bottiglia per abitante e a Puglia l'albero di Natale è un esempio del riciclo. L'installazione è stata realizzata con oltre 600.000 contenitori di plastica. Il materiale è stato raccolto nelle scuole, l'opera è alta una decina di metri. Beh, che dire, bellissima cosa è successa ieri sera. Il Pordenone spaziale contro l'Inter, ma va a KO soltanto all'ultimo rigore. Occasioni con Paolo Prenero Verdi nel primo tempo. Anche coi big la capolista della Serie A non segna. Infatti, vi invito a sentire dopo il TG Sport, dopo il TG regionale, perché approfondiremo per bene la notizia della partita di ieri sera di Coppa Italia tra Inter e Pordenone. Andiamo a vedere il meteo, molto importante perché ha scombussolato moltissimo nella nostra regione. Difatti, la situazione generale ci prevede una depressione con aria fredda in quota domina l'Europa centro-settentrionale e favorisce sulla regione. La fredda di correnti sud-occidentali più umide nei bassi strati. Venerdì passerà un altro fronte che interesserà però marginalmente la regione. La situazione è ancora altina, diciamo, siamo su non più tutto arancione ma giallo, ma l'allerta si sta finendo. Andiamo a vedere il tempo. In questo momento possiamo dirvi che in questo momento sta nevicando solo nelle Alpi altissime, nelle altissime quote. Vediamo il giovedì 14 dicembre. C'è in prevalenza nuvoloso con maggiori schiarite ad ovest e in Carnia. Più coperto sulla costa e sulle zone orientali. Possibili piogge sparse, deboli o moderate, specie ad est. In quota sarà possibile qualche breve e debole nevicata, specie sulle Alpi Giulie. E nelle ore notturne fino ai 400 metri circa. In giornata oltre i 700 metri circa. Sulla costa vento da sud-ovest, libeccio moderato. Le temperature in pianura si prevederanno minime da 2 a 5 gradi, massime da 7 a 10 gradi. In costa minime da 5 a 8 gradi, massime da 8 a 11 gradi. In 1000 metri 0 gradi, in 2000 metri meno 4 gradi la media. Vediamo il tempo per dopo domani, venerdì 15 dicembre. Cielo nuvoloso da ovest, coperto sulla costa e sulle zone orientali. Probabili piogge sparse, intermittenti, in genere deboli o moderate, più abbondanti a est. In quota in montagna probabili nevicate inizialmente oltre 700 metri circa, poi più abbondanti in calo fino ai 400 metri circa. Sulla costa si opera libeccio da moderato a sostenuto. In serata la bora anche sostenuta. Le temperature in pianura si prevederanno da 4 a 6 gradi, massime da 9 a 10 gradi. In costa invece da 8 a 10 gradi, massime da 11 a 14 gradi. In 1000 metri più 2 gradi, 2000 metri meno 4 gradi la media. Andiamo a vedere la tendenza per sabato 16 dicembre. Si prevederà bel tempo, cioè di primo mattino variabilità e forse qualche residuo di precipitazione ad est, con probabili nevicate fino a 400 metri circa, poi sereno o poco nuvoloso ovunque nella nostra regione, con bora moderata sulla costa. Alla sera farà più freddo, le temperature si abbasseranno notevolmente, da in pianura si prevederanno minime da meno 2 a più 3 gradi, massime da 6 a 9 gradi. In costa le minime saranno da 6 a 8 gradi, massime da 9 a 11 gradi. In 1000 metri meno 1, 2000 metri meno 7 gradi della media.
Andiamo a vedere la tendenza per domenica 17 dicembre. Cielo sereno poco nuvoloso, con bora moderata al mattino sulla costa e temperature minime sotto zero quasi ovunque. Quindi le temperature in pianura si vedranno minime da meno 4 a 0 gradi, massime da 5 a 8 gradi. In costa le minime da meno 1 a più 5 gradi, massime da 6 a 9 gradi. In 1000 metri meno 3 gradi, 2000 metri meno 9 gradi la media. Diciamo che spero che questo tempo rimarrà bello nei prossimi, come dico, sto dicendo, nei prossimi giorni. Oggi si festeggia in alcune località Santa Lucia, come qua anche a Udine e altre parti della regione e anche in altre parti dell'Italia. Bene, da Adubigero d'Este, RD1 e Stampa Radio, vi ringrazio per l'ascolto, a risentirci a domani e a fra poco col TG Sport con notizie dell'approfondimento del post partita Inter-Pordenone della Coppa Italia giocata ieri sera. Da Marco è tutto, a risentirci a domani per TG Sport, squadra TG regionale e Meteo regionale Friuli Giulia. Ciao a tutti!